cioè per quanto riguarda invece la criminalità straniera? Beh, lì abbiamo dei rapporti, anche Milano spesso è crocevia di questi incontri e di queste relazioni, soprattutto per i vari traffici che passano da Milano, non solo quello della droga ma anche quello delle merci contraffatte, dei rifiuti, perché i rifiuti magari arrivano al sud o vanno all'estero ma partono dalle scorie, dalle imprese che producono da queste parti, quindi non dimentichiamolo. Certo, da tenere come un campanello d'allarme anche per queste cose. Ma guardi, ormai le mafie funzionano come un'impresa multinazionale con multitraffico, nel senso, cosa ti serve? Beh, io te lo do, un'impresa di servizi, e questa è la nuova dimensione della mafia, che fa affari globalizzata. Globalizzata e tecnologicamente attrezzata, quindi noi dobbiamo cercare di stare al passo. Grazie. Senta, qualche decennio fa in molti dicevano al sud la mafia non esiste, poi c'è stato il maxi processo, nessuno ha osato più dirlo, però che al nord la mafia non esistesse lo si diceva fino a pochissimo tempo fa. Come mai? Cos'è cambiato nel frattempo? Diciamo che non è dipeso da noi, dalla magistratura, dalle forze di polizia, perché noi abbiamo continuato a lavorare convinti che c'era la mafia e difatti i risultati si sono visti. E del resto noi sappiamo che addirittura negli anni 60 il primo collaboratore di giustizia, Tommaso Buscetta, ci aveva indicato un indirizzo a Milano, via Larga 13, dove si riunivano e facevano i migliori affari di import e export di droga e quant'altro. Non poteva essere che avevano lasciato questo mercato così ricco e così dove potevano bene nascondersi, e quindi è evidente che nascondere la polvere sotto il tappeto non funziona, perché qua alla fine c'è una montagna sotto. E allora abbiamo continuato e finalmente si è riusciti a dimostrare con documenti, con filmati, con intercettazioni la realtà. La mafia è più forte al nord che al sud o è solo un luogo comune dei più recenti? Ma guardi, non è questione di forza, non è questione di potenza. La mafia si estende e si cerca di infiltrarsi, allora bisogna cercare di combatterla con tutte le forze e con tutte le possibili, con i possibili strumenti che noi abbiamo. Abbiamo una buona legislazione, la vorremmo ancora più perfetta attraverso tutta una serie di provvedimenti e strumenti legislativi come l'autoriciclaggio, il falso in bilancio, le norme sulla prescrizione, il voto di scambio, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo sempre la possibilità di migliorare le cose che abbiamo e soprattutto di mantenere quelle che ci sono già. E se qualcuno ha detto che la mafia o la criminalità organizzata non è infiltrata nella società milanese, ha detto qualcosa che non corrisponde assolutamente al vero. E basterebbe soltanto pensare che oggi il crimine organizzato non solo è transnazionale, ma è soprattutto concentrato sul profitto che proviene dalle attività finanziarie ed economiche, e basterebbe naturalmente una semplice equazione per dire che Milano ha tutte le caratteristiche di una città a livello internazionale dal punto di vista economico-finanziario, per dover smentire nei fatti, diciamo così, questa realtà. Che poi ci siano dei fenomeni che sono legati strettamente a comportamenti, diciamo, molto territoriali, senza voler criminalizzare nessuno, non si può negare che noi conosciamo da lungo tempo molti insediamenti criminali, diciamo così, mafiosi o dell'andrangheta e così via, nell'Interland milanese. Sicuramente anche nella città di Milano per alcune sue caratteristiche, e d'altra parte il lavoro investigativo di questi anni e il lavoro delle forze dell'ordine è stato assolutamente straordinario. Ciò che adesso sta accadendo di più interessante è il perseguimento dal punto di vista dei patrimoni e in via di prevenzione di questi fenomeni. Io sono molto orgogliosa di avere un ufficio di misure di prevenzione che funziona molto bene, ed è attraverso questo ufficio che noi stiamo facendo un'attività intensissima di sequestri e poi di
procedure che vanno fino alla confisca dei beni, così da restituirli ai cittadini. Una domanda più che al magistrato, all'operatore culturale che lei anche è. Qual è il senso di iniziative come queste proprio per promuovere la cultura della legalità, per aumentare la consapevolezza? Onore al merito di chi ha messo in piedi queste iniziative. Noi non possiamo soltanto parlare di educazione alla legalità e di educazione culturale nel senso dell'accoglimento e dell'accettazione delle regole della comunità civile, senza renderle poi materialmente, come devo dire, vive. Capaci di cogliere l'immaginario, soprattutto l'immaginario dei giovani, cui abbiamo il dovere di consegnare una società diversa da quella che purtroppo fino ad oggi abbiamo costruito. Ma io oggi sono andato in un centro dove prima c'era l'attività dei Greco legata all'organizzazione dello spaccio di droga in questa città legata all'Andrangheta, e da oggi c'è un centro che aiuta famiglie che hanno segnate dal dramma della SLA. Oppure in un altro luogo di Milano, in via Canonica, dove c'era una presenza molto aggressiva di malavitosi, oggi ci sono ragazzi disabili che gestiscono un appartamento nel quale ricostruiscono un pezzo di propria vita in modo molto positivo. Diciamo che sono tantissimi segnali, più di 100 ne gestiamo a Milano con le associazioni, attraverso i quali, laddove c'era l'organizzazione criminale, oggi si organizza la legalità, e credo che sia il modo più bello per contrastare tutti assieme le mafie, che a Milano continuano ad esistere e per cui dobbiamo tenere tutti bene gli occhi aperti.